Oggi lavoriamo nello spazio di Minkowski. Costruiamo un grafico e vediamo come questo particolare grafico si comporta. Il nome degli assi è CT per le ordinate e X per l'asse delle ascisse. Quindi abbiamo che se vogliamo fare un'analogia con piano cartesiano, la bisettrice ha equazione y uguale a x, mentre nel nuovo sistema la bisettrice si può scrivere ct uguale x. Questa è la retta bisettrice di questo nuovo sistema di assi. Segniamo l'origine. In generale qualsiasi corpo si porta in un punto P muovendosi con una velocità v più piccola della velocità c della luce. Scriviamo le coordinate del punto P. Scrivo la legge oraria in moto rettilineo uniforme del corpo che si porta nel punto P. Il fattore beta lega la velocità con quella della luce e possiamo quindi scrivere il termine 1 su beta è effettivamente un coefficiente angolare perché compare come coefficiente davanti alla x. Ci ricordiamo che un coefficiente angolare uguale a 1 esprime un angolo di 45 gradi, quindi beta ci sta dicendo che il nostro moto si esprime in un angolo superiore a 45 gradi. Si può notare da questo grafico che i moti possibili, cioè quelli che vanno a una velocità minore di quella della luce, si possono solo verificare all'interno di questa area in due dimensioni o volume in tre dimensioni che prende il nome di cono di luce. Quindi, cosa abbiamo imparato? Che tutti i moti e
e gli eventi devono avvenire all'interno del cono di luce, in cui le coordinate sono quelle indicate. Se non partiamo dall'origine, ma partiamo in un punto P qualsiasi, anche da questo punto si può generare il cono di luce per capire gli eventi possibili e gli eventi impossibili. Al di fuori del cono di luce non esiste il movimento. Questo è uno degli esercizi più divertenti della relatività. Marco e Roberto sono due gemelli, quindi hanno la stessa età all'istante zero. Quando Marco parte, entrambi hanno 30 anni. Scriviamo la relazione solita velocità uguale spazio fratto tempo. Facciamo l'ipotesi che Marco si fermi a una distanza di 6 anni luce e istantaneamente inverta il moto. Questo è importante perché vuol dire che lui né decelera e né accelera. Disegniamo il diagramma di Minkowski per questo esercizio. Le coordinate sono 6 anni luce per quanto riguarda la distanza e un tempo che non conosciamo per quanto riguarda l'asse delle ordinate. Riscriviamo la relazione velocità uguale spazio fratto tempo e otteniamo l'espressione che ci fornisce il tempo. Spazio fratto velocità. Questo è il tempo che viene osservato da chi non è in movimento per il viaggio di andata. Facciamo ora un grafico, sempre di Minkowski, per valutare il viaggio di ritorno. Ovviamente il tempo impiegato per andare è uguale al tempo impiegato per tornare, quindi 16 anni.
Adesso ci facciamo la domanda, per Marco, quanto tempo è passato? Lui è in movimento. Scrivo l'invariante relativistico per rispondere a questa domanda. La differenza di posizione delta x è data dalla differenza tra la posizione dell'astronave e la posizione dell'astronave per lui, cioè lui è fermo perché è seduto sull'astronave che è il suo sistema di riferimento S'. Questo termine quindi si elimina. Scriviamo l'invariante relativistico per Roberto, che invece vede una variazione di posizione dell'astronave. Ricordiamoci che l'invariante relativistico è appunto invariante, quindi non cambia, possiamo uguagliare i due termini. Otteniamo un tempo di 5,3 anni. Questo è il tempo che Roberto vede trascorrere nella vita di Marco. Riassumiamo quali sono i tempi per i due gemelli. Roberto avrà 46 anni e Marco 40,6 anni. Quindi Marco è più giovane. È possibile questo? Non ci dimentichiamo che il moto è rettilineo uniforme, mentre lui ha dovuto frenare e accelerare, e qui ha soluzione il paradosso. Il sistema non è stato inerziale per sempre.